Sono professore sono un economista, sono professore ordinario di politica economica, insegno, questa è la sorta di grande disciplina mamma, insegno economia dell'innovazione, che è l'area disciplinare nella quale lavoro anche come ricercatore, come studioso. In questo momento sono direttore del Dipartimento d'Economia dell'Università di Torino, e dirigo il BRIC. Il BRIC è un acronimo che sta per Bureau of Research in Innovation, Complexity and Knowledge. E direi che senza commenti, perché insomma, sono esattamente gli argomenti dei quali mi occupo. Quindi il corso di Economia e Innovazione nel corso di laurea di Scienze della Comunicazione e questo centro di ricerca al Collegio Calalberto. Sono, no, le due gambe. Tra le due gambe c'è una discreta interazione, nel senso che i temi della ricerca svolti al BRIC alimentano il corso di economia e innovazione e viceversa. Questo direi è una sintetica risposta. La prossima domanda, in effetti lei fa proprio un corso, però noi diciamo, abbiamo queste questions. Cosa vuol dire innovazione e come si può essere innovativi? Si può tracciarci così una direzione in qualche modo? Cosa vuol dire? Ma gli economisti credo che innanzitutto questa è naturalmente, bisogna distinguere e precisare che esiste oramai un ambito che si chiama Innovation Studies in inglese, quindi l'ambito degli studi sull'innovazione, all'interno del quale esiste l'economia dell'innovazione. Ma non bisogna pensare che i due insiemi si sovrappongano perfettamente, anzi, c'è un'antropologia dell'innovazione, una sociologia dell'innovazione molto importante, una storia dell'innovazione e così via. Quindi ci sono parecchie scienze che si occupano del problema. L'economia si occupa di un aspetto del problema. Allora, l'aspetto del problema del quale l'economia si occupa è prima di tutto che cos'è? Ebbene, la risposta è sono nuovi modi di produrre, quindi nuovi processi, nuovi prodotti, nuovi modi di organizzare l'impresa e l'attività produttiva, distinta dunque dalle macchine che caratterizzano i processi, nuovi input e nuovi mercati che consentono di aumentare l'efficienza complessiva. E quindi è il rapporto, in parole povere, tra input e output. 100 anni fa il rapporto tra input e output era, nel caso italiano, circa 22 volte più piccolo. Credo che basti questo per un economista dell'innovazione. 22 volte più piccolo. Ci volevano 22 persone con lo stesso appezzamento di terra per produrre quello che oggi basta una persona a produrre con lo stesso appezzamento di terra. Allora, questo è l'oggetto dell'indagine, prima di tutto. E in secondo luogo è perché le imprese, le persone e come imprese e persone riescono a introdurre l'innovazione. Quindi in grande dicotomia è uno studio delle cause e delle conseguenze. L'ultima domanda riguarda, diciamo, l'Europa e cosa dovremmo fare in Europa per essere più innovativi? Paradossalmente c'è una certa carenza di innovazione organizzativa. Direi che l'Europa soffre più di carenze sul piano dell'innovazione organizzativa che dell'innovazione tecnologica, nel senso che, secondo tantissimi indicatori disponibili, la quantità di articoli scientifici di primo ordine, la quantità di brevetti, rilasciati alle imprese e i contributi scientifici anche al di là, insomma, di strumenti di misurazione quantitativi, quindi sulla base di valutazioni qualitative, prodotte in Europa sono sicuramente alla pari con i volumi prodotti negli Stati Uniti. Il problema europeo è una certa carenza nel rapporto tra l'eccellente qualità della produzione scientifica in senso stretto e la capacità invece di modificare continuamente i rapporti tra le imprese e all'interno delle imprese per trarre vantaggio
da questa conoscenza scientifica. Quindi l'Europa è più rigida sul piano dell'organizzazione sociale, ma certamente non è meno fertile sul piano della produzione. Se posso chiedere ancora una cosa, un paio di appuntamenti fa, credo, lei ci ha mostrato come in qualche modo c'è stato questo miracolo italiano negli anni 50, 60 dal punto di vista economico, con questa formula, diciamo, di adottare, adattando, sì, quelle che erano poi, insomma, le innovazioni dal punto di vista della ricerca industriale, del modo di organizzarsi al fare. In questo momento qui in Italia, insomma, non si sentono delle grandi notizie dal punto di vista economico. Secondo lei, in questo nuovo mondo, diciamo, del web o comunque dei bit, saremo in grado di fare altrettanto? Sarà possibile? Allora, questi fenomeni devono essere osservati con un po' di distacco, con un atteggiamento che bisogna imparare dagli storici. Non è sicuramente sbagliato ragionare nel breve periodo. Se ragioniamo sulla precedente grande, come dire, ondata di innovazioni che si colloca intorno all'inizio del XX secolo, 1910, eccetera, in buona sostanza elettricità e catena di montaggio, e quindi elettricità e meccanica, se vogliamo, questa ha dispiegato i suoi effetti in un arco di circa 70-80 anni. Noi siamo stati eccellenti nella seconda fase, non nella prima. Cioè non fummo certamente all'avanguardia negli anni 10 del XX secolo, siamo stati particolarmente creativi nella elaborazione di applicazioni incrementali, e questo tipicamente dagli anni 50 a tutti gli anni 80. In questo senso credo che ci sia qualche, come dire, motivo di essere tutto sommato ottimisti. Alla fin fine siamo ancora agli inizi delle ICTs. Se io devo datarle come economista e non come tecnologo o come scienziato in senso stretto, penso che addirittura daterei fine anni 80. Dunque, se ragioniamo su grandi schemi storici, davanti a noi ci sono ancora 30 o 40 anni. Dunque l'Italia è già la seconda, potrei dire anche più che seconda volta, si muove con una certa lentezza, ma poi ha qualche trovata. Si recupera bene, ecco. Quindi io guarderei al futuro con un certo ottimismo. La lascio andare, guardi. Per un'ultima cosa, lei ha detto questa roba qui che in qualche modo questo internet, il modo anche del web 2.0, se ho inteso bene, è un po', va fuori da quello che è il mercato così come noi l'abbiamo sempre, cioè sempre, da un sì, po' di tempo. Non è il mercato delle patate, attenzione, perché quando io dico mercato patate è quel luogo, naturalmente immaginario, dove ci sono migliaia di soggetti che interagiscono in modo puntuale, non ricorrente e impersonale tra di loro. Quando noi andiamo a comprare la benzina o andiamo a comprare delle azioni o delle obbligazioni in borsa, non conosciamo il nostro interlocutore, possiamo ritornare come non ritornare, insomma ci basiamo soltanto sui prezzi come meccanismo, come veicolo di informazione. Ecco, queste categorie qui non si applicano. Sono in realtà dei sistemi di relazioni sociali molto più articolate, molto più complicate, dove ci sono rapporti personali che al tempo stesso hanno una dimensione commerciale, e quindi ci sono strani ibridi. È il mondo degli ibridi, dove non si capisce mai se è un amico o un socio, se è un traditore o un creativo, e dove in realtà forse, no, la vecchia distinzione non sono degli out-out, sono dei vel, cioè sono quelli O che sono anche delle E. È un socio ed è anche un opportunista, e le due parole non devono essere intese. Queste relazioni, che sul mercato degli economisti sono ben definite, qui sono molto ambigue. Quindi la categoria dell'ambiguità. E quindi è come se in economia fosse penetrata la meccanica quantistica in qualche modo. È qualcosa, certo. D'altra parte, quando io parlavo di complessità, io mica lo so perché, no, queste collisioni tra atomi. Che cosa poi dove vanno a finire? La quantistica è questa, no? Certo, dipende quando lo osservo. Esattamente, dipende quando lo osservo. Dunque è un dramma rispetto al certo, vecchio un schema. Che, anche da un punto di vista economico e politico. Esattamente. No, qua dice, ma come qua non si vende più? Ma come facciamo? Esattamente. Così si incazza. No, ma è vero.
È un bel casino. Molto. Però è affascinante. Sì. Professore, grazie.